io non firmo però più atti da questo momento in poi come sindaco di città metropolitana, come ho già fatto per quanto riguarda l'iniezione dei comizi, ed è stato nominato un commissario ad atti da per farlo. È ovvio che invito il presidente della regione siciliana e l'assessore per beni locali di evitare questi ora continui nomine di commissari, e che invece venga revocato il provvedimento di indizione delle elezioni del Consiglio della città metropolitana presto per fine giugno. Potrei semplicemente oggi aspettare davanti al governo e dell'assessore un atto del genere che si aggiunge alla mia presa di posizione, perché è ovvio che diventa un gesto eclatante anche di tutto il sistema Sicilia nei confronti del governo nazionale, la revoca delle elezioni proprio come ulteriore segnale di un cortocircuito istituzionale del quale il governo e il Parlamento nazionale se ne devono fare carico. È soddisfatto della partecipazione dei sindaci della provincia? Assolutamente sì, abbiamo avuto la partecipazione di 73 sindaci su 108, considerato che oggi è un omaggio, una giornata di festa, e che ovviamente tanti colleghi mi hanno anche scritto dicendomi che già avevano pure organizzato viaggi per ovvi motivi familiari. Quindi avere 73 sindaci presenti per noi è stata una grande soddisfazione. Ringrazio anche le organizzazioni sindacali responsabili, mi permetto di dire, il CSA e la CISL, perché hanno manifestato con noi su un tema che ci accomuna, che è oggi proprio il giorno del lavoro, e quindi un sistema di investimenti fermo per quasi 500 milioni di euro significa perdere posti di lavoro e non creare posti di lavoro, e soprattutto mettere a repentaglio un sistema. A quali condizioni potrebbe riprendere la fascia che lasciamo? Che venga approvato dal Parlamento nazionale, per esempio, il disegno di legge in discussione che è stato presentato dall'onorevole Nino Germanà e che è stato già calendarizzato dalla Commissione bilancio, già in uno stato avanzato, o di un provvedimento d'urgenza da parte del governo. Possono fare in qualunque momento un decreto d'urgenza e quindi poi mandarlo al Parlamento per la relativa conversione. Di fronte a un atto concreto, dopo ovviamente gli impegni assunti dal sottosegretario all'economia Villa Rosa e non mantenuti, oggi non mi fido più degli annunci. Non mi fido più di aver tradito un'istituzione lasciando la fascia? No, oggi invece mi sento di essere stato coerente nei confronti del popolo e del territorio, perché l'istituzione non è un'entità astratta, l'istituzione è gli uomini e le donne che rappresenta, e nei momenti in cui questo non può più verificarsi, di rappresentarlo per la funzione che ha l'istituzione, continuare a ricoprire quel ruolo significa invece tradire il popolo e quelle che sono le vere e le essenziali funzioni di un'istituzione.